Buongiorno a tutti da Bambù Facile, ci troviamo ancora in Trentino e in particolare nella Val Venosta e siamo lungo la statale che conduce verso Merano. Cosa c'entra il bambù con delle piantagioni di mele? È presto detto. Questo video è la prosecuzione del video precedente nel quale abbiamo sentito la testimonianza di Andreas, produttore di mele con 5 ettari qui in Val Venosta. Osserviamo che anche in quest'altro meleto, molto bello, grazioso, ordinato e anche esteticamente perfetto, si fa un massiccio utilizzo delle canne tutori di bambù. Il bambù viene utilizzato perché è un materiale ecologico, è un materiale che dopo 7-8 anni, come diceva Andreas, si degrada lentamente, è un periodo più che sufficiente per andare a impalcare queste piante. Il tutore in bambù, come ci spiegava anche Andreas, dopo qualche anno e soggetto appunto alle intemperie, agli agenti atmosferici, inizia a creparsi, a fessurarsi. Questa è una cosa buona perché hanno osservato i produttori qui del Trentino che questa fessura ospita insetti utili per una sorta di lotta biologica, lotta integrata. Quindi questo è un particolare non da poco. Ci faceva anche una confidenza ed è quella che si auspica che le canne tutori in bambù nei prossimi anni siano di provenienza non più asiatica ma bensì italiana, europea. Questo perché? Perché gli abbiamo proprio spiegato cosa fa il consorzio Bambù Italia, come porta avanti questo progetto di filiera agroindustriale. E quando Andreas, produttore del Trentino, ha saputo di questa iniziativa e della nascente filiera agroindustriale di Olimoso, è rimasto veramente molto molto contento e soddisfatto. Una cosa per lui insolita, anche se è abituale per loro utilizzare le canne di bambù. Mai avrebbe pensato che potesse sorgere da un'idea italiana questa filiera di un bambù che vuole gradualmente andare a creare tutta una sequela di prodotti di bambù really made in Italy. Bene, noi ci auguriamo con questo video di avere contribuito a fornire un altro tassello su tutte quelle che sono le applicazioni commerciali del bambù. In questo caso il focus era le canne tutori per questi bellissimi e ordinatissimi meleti trentini qui nella Val Venosta. È con questa fioritura strepitosa che Bambù Facile augura una buona giornata e un buon bambù a tutti dal Trentino.